Un'altra notte di soccorsi nel canale di Sicilia a sud di Lampedusa. Ad essere tratti in salvo questa volta 823 persone, tra cui 23 donne e 46 minori. Le operazioni di recupero dei migranti che erano a bordo di 4 diversi natanti sono state condotte dai mezzi aeronavali dell'Operazione Mare Nostrum, della Marina e dell'Aeronautica Militare, insieme alla Capitaneria di Porto. Gli elicotteri avevano avvistato ieri pomeriggio i barconi in precarie condizioni di galleggiamento e sovraccarichi di uomini, donne e bambini. Adesso sono tutti sani e salvi. E intanto, dopo l'episodio di Capodanno che ha visto ignoti lanciare una bomba carta contro i migranti ospiti del centro d'accoglienza di Aragona, scattano le reazioni per stigmatizzare e condannare il gesto. Il primo a farsi sentire il sindaco di Aragona, Salvatore Parello. Adesso l'intervento anche dell'organizzazione Extra Artisti Uniti per Lampedusa, con in testa Lellona Alfino e Mario Pardo, che meno di un mese fa organizzavano un concerto volto a raccogliere fondi proprio per gli extracomunitari. L'organizzazione Extra in una nota descrive il gesto inaccettabile, frutto dell'ignoranza e della frustrazione, dettato anche dalla cattiva informazione che tende a colpevolizzare le persone che fuggono dalle guerre come causa della nostra crisi, e per manifestare solidarietà ai 5 migranti colpiti dal vile gesto, si legge ancora nella nota, consegnerà dei doni alla comunità di Aragona. Non tardano ad arrivare anche le reazioni alla bomba carta di Claudia Casa e Daniele Gucciardo, rispettivamente presidente e vicepresidente del Circolo Rabat, che dichiarano: «Per rispetto verso le persone affette da disturbi psichici e malattie mentali, riteniamo del tutto fuori luogo definire come folle gesto questo fatto profondamente vile ed increscioso, le cui dinamiche non lasciano purtroppo dubbi sull'intenzione deliberata di chi lo ha commesso di procurare ai giovani extracomunitari che lo hanno subito non solo semplice spavento, bensì danni morali e materiali di gravissima portata. Sentiamo, continuano ancora Claudia Casa e Daniele Gucciardo, il diritto dovere di esprimere la nostra vicinanza e la nostra disponibilità a compartecipare all'organizzazione di qualsivoglia iniziativa pubblica utile a stigmatizzare a dovere il grave accaduto».